Sono nata in un quartiere molto particolare che è Testaccio. È una città felliniana dove non si incontra mai nessuno. Con un ritmo molto sonnolento, pigro, proprio da romani. Ci sono stata poco e poi ho vissuto 35 anni a Campo di Fiori, dove lì mi sono fatta ancora di più le ossa. Quindi Roma, pur avendo vissuto 9 anni a New York, tanti anni in Sud America, in Africa, in vari posti del mondo, io dopo 3 mesi dovevo prendere un aereo e con una scusa qualsiasi stavo una settimana a Roma, se no mi crepava il cuore, no? Come si dice in dialetto.